Tra i dati presentati al recente congresso IAS 2021, quindi un congresso incentrato sull'HIV, sono stati presentati anche dei dati da una corte retrospettiva italiana dell'Ospedale San Raffaele e dell'Università Vita Salute di San Raffaele di Milano, che hanno, diciamo, valutato lo switch alla combinazione triplice di bictegravir, emtricitabina e TAF. Noi cerchiamo di capire meglio l'importanza di questo studio con la professoressa Antonella Castagna. Professoressa, partiamo innanzitutto dall'obiettivo dello studio, ce lo illustra? L'obiettivo dello studio era quello di valutare un pochino se in una condizione di pratica clinica l'avvento, la disponibilità di una combinazione, diciamo, basata su principi nuovi, no? Che è quella dell'utilizzo di un farmaco unboosted, che è quella dell'utilizzo di un inibitore delle integrasi di seconda generazione e di tenofovir alafenamide. Qual era il riscontro in pratica clinica un anno dall'introduzione? Il nostro centro è un centro che, in cui questa diciamo, strategia è stata applicata in una proporzione consistente dei pazienti. Oggi sappiamo che vi sono un po' diverse strategie di semplificazione, alcune basate sui tre farmaci, altre basate sull'utilizzo dei due farmaci. Volevamo vedere concretamente in che cosa si traduceva lo switch a questa nuova combinazione, e devo dire che i risultati a un anno sono risultati rassicuranti, perché su circa oltre 1 migliaio di pazienti che hanno switchato a questa combinazione, la valutazione retrospettiva, quindi pur con tutto il bias delle indicazioni allo switch, ha fatto vedere che la percentuale di fallimento virologico a 12 mesi è di circa il 2%, quindi diciamo in linea, tenendo conto che siamo in una situazione di real life, con quelli che sono i dati che stanno arrivando sempre più numerosi sull'efficacia della triplice terapia con inibitore dell'integrasi di seconda generazione TAF. Quindi il senso di presentare questi dati è stato proprio quello di verificare nella nostra corte, così come in altre corti, qual è stata innanzitutto l'efficacia. Valutare la sicurezza è molto più complesso, però valutare perlomeno quali sono state le discontinuazioni del trattamento in generale e per fallimento virologico, e direi che i dati sono assolutamente rassicuranti, incoraggianti. Considerato questi dati, quale posto in terapia occupa questa triplice terapia? Direi che è uno scenario in continua evoluzione, no? Oggi abbiamo fondamentalmente due strategie per la semplificazione: quella che si basa sull'utilizzo di una duplice terapia, e in particolar modo con la terapia con dolutegravir 3TC, è quella che ha sicuramente dati più importanti, che si è dimostrata essere un'opzione valida per pazienti che hanno alcune caratteristiche, e dall'altro lato la triplice terapia, anche qui con l'inibitore delle integrasi, in questo caso diciamo col valore aggiunto di avere una single tablet, che sicuramente è un'opzione ancora oggi importante, io penso che lo sarà anche in futuro, per una serie di pazienti, no? E questi pazienti includono i pazienti in cui che hanno magari avuto un'infezione, che hanno un'infezione avanzata da HIV sintomatica, che hanno un'infezione opportunistica in corso. Vale per i pazienti che hanno, non sono in prima linea, ma hanno magari avuto precedenti fallimenti virologici o resistenze archiviate. Vale per i pazienti che hanno un'infezione da virus dell'epatite B concomitante. Quindi esiste una dimensione, una quota abbastanza grande, numericamente consistente di pazienti che oggi può beneficiare di una triplice terapia basata su concetti nuovi. Quindi la single pill, l'utilizzo di un inibitore delle integrasi di seconda generazione unboosted e l'utilizzo di TAF, che pur con tutte le luci e ombre rispetto all'argomento del weight gain, ha sicuramente portato un miglioramento di quella che è la gestione delle problematiche renali ed ossee. Quindi è una triplice terapia
moderna che ha ancora oggi un significato importante per grosse quote di pazienti.